Il cinema che ti parla, questo è il claim della 23esima edizione di Sudestival, al via dal 27 gennaio al 17 marzo. 35 giorni di festival, 60 proiezioni, 6 sezioni, 12 premi, oltre 40 ospiti e la prima retrospettiva italiana dedicata a Mattia Torre, sceneggiatore e regista prematuramente scomparso, celebre per aver diretto il film Boris. La manifestazione dedicata al cinema italiano di qualità, unico in Puglia a svolgersi in inverno, si terrà come sempre a Monopoli, allargando però i propri confini quest'anno anche a Fasano, Polignano a Mare e Bari. Tanto l'apertura con Kim Rossi Stewart e la chiusura con la madrina del Sudestival che è Bianca Nappi. E poi le solite cose del Sudestival che sono solite cose importantissime. Il cinema che ti parla, cioè autori con anteprime che accompagnano il film ma non lo presentano. Lo commentano, si sta insieme, si beve un bicchiere di vino insieme. È la filosofia del convivio, del convivere. Tra le particolarità della manifestazione, la collaborazione tra Sudestival e 9 istituti di istruzione secondaria del territorio. Una importante e significativa mission educativa verso i più giovani, come sottolineato dalla madrina del festival, Bianca Nappi. Ho scoperto di essere la prima madrina di questo festival. Un festival che ha anche una vocazione di formazione, perché non dimentichiamoci che è un festival in cui i ragazzi, i giovani, hanno una presenza attiva molto forte. Nappi, tra le attrici protagoniste di Lolita Lobosco, ha poi commentato il grande successo della seconda edizione della Fiction Rai. E la cosa incredibile è che molte persone non conoscono Bari, se non appunto come capoluogo pugliese, e la serie che la rappresenta in molte sue sfaccettature. Poi secondo me in questa seconda stagione c'è meno folklore, ma c'è un racconto di Bari più intimo, più profondo. Tutti dicono: ah, devo assolutamente andare a fare vacanza a Bari.